Una festa che potrebbe iniziare mercoledì, in tarda serata, continuare giovedì fino a domenica notte. Le partite, quelle della Lazio all'Olimpico contro il Sassuolo, prima possibilità di vittoria matematica, e quella del Napoli a Udine restano alle 20:45. Il piano scatterà alle 21. Sia mercoledì che giovedì lo stesso sistema che abbiamo adottato domenica scorsa, con chiusura dei varchi per l'accesso con divieto di circolazione, in modo che in qualche modo si possa controllare la città. Giovedì il presidente del Calcio Napoli ha previsto la possibilità, con dei maxi schermi, di aprire lo stadio ai tifosi, abbonati o non abbonati, per vedere in diretta Udinese-Napoli. Domenica ci auguriamo tutti, ovviamente, che ci possa essere la festa che avevamo organizzato per domenica scorsa, con un evento dentro lo stadio e ovviamente con tutti i servizi che già erano stati predisposti per domenica scorsa. Mercoledì e giovedì potrebbero esserci meno agenti, domenica invece le cifre e le modalità saranno quelle di domenica scorsa. Giovedì maxi schermi al Maradona con incasso in beneficenza allargheranno la zona rossa della città e poi il rientro della squadra. Venerdì arriverà la squadra a Napoli, non sappiamo ancora a che ora, e però andrà poi direttamente a Castelvolturno, dove dovrà proseguire le attività sportive, quindi non ci saranno attività in città.